Va bene. Allora, buon pomeriggio ai colleghi. Spero che sia comunque stata apprezzata questa iniziativa di presentare dei candidati, diciamo, al Consiglio dell'Ordine, perché in ogni caso dobbiamo pensare che è importante che si vada a votare. Al di là di tutto, io ogni evento formativo che stiamo, diciamo, tenendo qua, sto spingendo tutti quanti comunque ad andare a votare. È molto importante, c'è una grande partecipazione perché in sostanza è cambiato proprio il metodo, il sistema, perché è più, sono state fatte le liste indubbiamente, però è tutto più improntato a livello personale individuale. Che anche l'in, non so se avete letto l'email che è arrivata venerdì scorso, in effetti i termini scadevano, la PEC, i termini scadevano per potersi, diciamo, candidare lunedì alle ore 12-13, se ricordo bene, e quindi non era nemmeno necessario inserirsi in alcuna lista. Questo io penso che possa essere, diciamo, anche il motivo di un maggiore interesse, perché diciamo che la persona che si vuole candidare lo può fare autonomamente, al di là di quello che può essere uno schieramento già precostituito, ecco. Se da un lato indubbiamente, come dicevano i colleghi prima, ciò può rappresentare un problema, perché se non c'è coerenza tra gli eletti è chiaro che si potrebbe creare un consiglio, diciamo, abbastanza, diciamo, disomogeneo e di difficile, diciamo, gestione. Dall'altro lato però spinge più persone ad andare a votare, perché c'è quel fatto di dire voglio. C'è anche il fatto personale, cioè individuale, e chiaramente coloro che saranno più votati sono anche quelli là che sono più presenti, che sono anche più disponibili con i colleghi, e quindi si vedrà, insomma. Al di là di questo, e quindi ringraziamo i colleghi che se ne sono andati, che ci hanno lasciato, così come Giacomo Iacomino che si è impegnato in questa tornata elettorale, che ci sta, diciamo, tenendo a compagnia penso fino alla fine dell'evento, anche per il saluto. Io passerò la parola al dottor Claudio Chiappetto, giudice di pace di Napoli, che in ogni, diciamo, tornata dei nostri eventi formativi si mette a disposizione come relatore e presta, diciamo, la sua esperienza al nostro favore, quindi lo ringraziamo della sua disinteressata disponibilità e diciamo che anche nel suo modo di esporre le problematiche che porta alla nostra cognizione è anche di un taglio abbastanza pratico, il che poi ci aiuta nella nostra professione e ci diciamo, aiuta a vedere anche dall'altro lato, così come succede quando ci sono dei relatori, dei giudici, come ci si orienta dall'altro lato. Voi conoscete l'iniziativa, siamo dal 2008 che è aperta questa iniziativa, ogni anno organizziamo questi eventi formativi completamente gratuiti fin dall'inizio. Ringraziamo il Comune di San Giorgio a Cremano, qui è presente il consigliere, il collega Felice Giuliano, perché ci mette a disposizione ogni anno, grazie anche, diciamo, all'impegno di Felice e di altri che adesso non sono presenti, che riesce, diciamo, ogni anno a farci dare la disponibilità di questo nostro piccolo spazio per poter, diciamo, dare un servizio a tutti i colleghi che sono presenti sul territorio senza doverci spostare necessariamente in altri luoghi. Penso che non sia poco questo. Quindi ringraziamo il Comune e tramite il Comune, quindi è Felice Giuliano che è presente qua, il collega, tramite il Comune. Quindi dal 2008, come dico ogni volta, l'iniziativa è aperta, abbiamo un gruppo di relatori di cui fa parte il dottor Chiappetta, ma è un gruppo aperto, chiunque volesse, diciamo, impegnarsi a organizzare per il prossimo ciclo di eventi un evento formativo su un argomento su cui chiaramente è particolarmente approfondito, diciamo, la tematica, basta che è sufficiente che lo comunichi a me o a altri
che ci sono presenti, che sono presenti e sono tra gli organizzatori, cito fra tutte la collega Carino, Antonella, ma anche Marianna Merola e Valeria Giaccio che sono presenti, e non ce ne sono altri che diciamo che sono più tra gli organizzatori, o a me o a loro, quindi non c'è problema. Noi per il prossimo diciamo ciclo di eventi ne terremo conto e quindi lo potremo organizzare. L'evento del 26 ottobre non si terrà per motivi logici, perché in effetti ci stiamo, è in pieno svolgimento, diciamo, le votazioni sono in pieno svolgimento e non appare opportuno fare un evento proprio in quel periodo, quindi tenete conto che il calendario, l'evento del 26 sarà postergato, cercheremo di recuperarlo. Gli altri due eventi che residuano del ciclo di quelli organizzati su San Giorgio, ci sarà quello del 16 novembre, il relatore e la relatrice sarà proprio la collega Antonella Carino, sull'argomento diritto di famiglia e procedimenti di adozione, e poi chiuderò io diciamo il ciclo degli eventi con un evento sui sistemi di informazioni creditizie, su tutte le questioni che riguardano le segnalazioni illegittime, più o meno legittime, sui vari tipi di sistemi di informazioni creditizie e un po' di giurisprudenza, diciamo, in relazione a questa tematica. Abbiamo due canali di informazione per l'iniziativa, uno è il gruppo La Giustizia per Tutti su Facebook, l'altro è il sito www.lagiustiziapertutti.it, quello lì più attivo è chiaramente il gruppo Facebook, sul quale potrete visionare, vedere alcuni degli eventi formativi che si sono già svolti, 4, 5, 6, anche abbastanza interessanti. Concludo ringraziandovi della partecipazione e della pazienza che avete tenuto fino adesso ad ascoltarci e ad ascoltare tutti quanti, e passo certamente la parola al dottor Chiappetta che oggi ci illustrerà l'argomento le opposizioni alle sanzioni amministrative e anche le opposizioni all'esecuzione davanti al giudice di pace. Sono veramente interessato più che altro dalle opposizioni all'esecuzione, se vi devo dire la verità, le opposizioni alle sanzioni amministrative diciamo che non è che non siano interessanti, sono interessanti, però l'opposizione all'esecuzione mi intriga sicuramente un po' di più delle opposizioni alle sanzioni amministrative. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola al dottor. Effettivamente il fatto che ti intrighi un poco di più la posizione dell'esecuzione, voglio anche pensare che sia per un fatto di natura pratica. Ormai le posizioni ai verbali sono ridotte veramente al lumicino. Esiste un contributo unificato che a mio parere limita fortemente il diritto di difesa. Ci sono delle azioni che ormai si accettano, si va con 5 con la direzione della curazione prevista per legge, essendo una cifra irrisoria, ma la cosa che dà veramente fastidio è il contributo unificato di 43 euro per una sanzione che prevede una somma molto più bassa. E praticamente è chiaro spendere 43 euro a fronte di una cifra irrisoria. Effettivamente qualche cosa arriva, ma quando viene notificato oltre il termine dei 90 giorni, quindi c'è sicurezza dell'accoglimento, molte volte pure alla stessa cosa, ma comunque in linea generale. Come? Secondo il Comune di Napoli diventa lo stesso, 43 euro vengono restituiti, quindi vanno a lavorare 3 euro. No, allora questo è un altro discorso. Ecco, cerco di dare un taglio pratico a questo incontro. Il fatto che non vengano riconosciute le spese legali, lì anche come consiglio dell'ordine, cioè non è pensabile che un professionista si metta a disposizione di un cliente, alla fine viene in udienza, anticipa, perché sono anticipatari, sono veramente anticipatari, si parla
logica, le multe automobilistiche di solito c'è la difesa e conseguenzialmente la fatto è quello cliente mi porta tanti incarichi, quindi lo faccio entrare nel novero e ci faccio e cerco di fargliela accogliere. Però è veramente dà veramente molto molto fastidio, quindi mi auguro che ci sia qualche iniziativa, quantomeno graduare, perché c'è una contrazione del diritto di difesa veramente esagerata, ma è lampante. Io sono ormai 16 anni, vado nei 17 anni che sono giudice di pace, all'inizio l'ufficio crollava del peso dei ricorsi, soprattutto di vista. Mo i divieti di sosta, francamente, io saranno anni. L'ultima mi è capitata un'opposizione ad un'ordinanza in giunzione che da un avvocato ho fatto. La prima non l'ho capita perché era totalmente infondata, però poi facendo ricorso davanti al giudice di pace ha avuto ragione. Perché? Perché praticamente il è stato un errore materiale. È risultato che l'ordinanza in giunzione è stata apposta una data precedente all'audizione, cioè 11 ottobre, e l'audizione c'è stata il 16 ottobre. Devo dire la verità, mi sono trovato di fronte a una situazione che è apparentemente semplice, ma motivarla non è stata facile, grazie ad una sentenza della Corte di Cassazione, che vabbè, poi magari ci arriveremo, altrimenti poi anticipo e non mi trovo più. Devo dire la verità, sono stato dall'ufficio del giudice di pace, ho lasciato il computer, infatti stavo pensando di andare a prendere, vabbè, ho portato un po' di cartacea e mi arrangio come meglio credo, come meglio posso, e magari ciò influirà sul fatto che finirà meno più presto il corso, perché non ho tanti riferimenti che potevo ma non avere, è detto, perché se ci sono interventi dal mi auguro che si crei dalla platea. Mi auguro che si crei una sorta di dialogo, perché mettere un po' a disposizione l'esperienza sul campo di battaglia accumulata nel tempo, mi rendo conto che parto dall'ultima novità importante che c'è stata nel campo, delle opposizioni verbali elevate a seguito di violazione del codice della strada, ovvero al decreto legislativo numero 150 del 2011, che noto che data la scarsa importanza che si dà alla materia, molte volte certi tipi di ricorsi sono fatti male, ma male, 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 che magari bisognerebbe prestare un pochino più di attenzione per e leggere, perché poi a noi non è che manca leggere, però c'è una sorta di rifiuto, come a Treuri, parliamoci chiaro, perché è una materia che è brutta, poi è brutta perché è un po' pesantuccia e poi inutile. Consideriamo che è una materia che racchiude un poco tutti i tipi di procedimenti, mo ci hanno aggiunto pure quello del lavoro, perché in effetti oggi dal 2011 è applicata la procedura del rito del lavoro, quindi articolo 409 e successivi del codice di procedura civile. Con qualche distinguo c'è ancora qualche reminiscenza, mi rifaccio all'abrogato articolo 22,2 della legge 689 dell'81, il resto è rimasto, qualche articolo è stato abrogato, 22 e 23 ormai non esistono più, sostituito dall'articolo 6 e 7 del decreto legislativo appunto 150 del 2011. Vi evidenzio le cose più importanti, almeno a mio parere. Qualcosa con l'influenza del rito del lavoro c'è stata. È vero sì che si parte allo stesso modo, il giudice riceve il ricorso, deve fissare
fissare, con, prepara il decreto di fissazione di udienza, invita le parti a fissa l'udienza, invitando le parti a comparire. Fino a questo punto nulla cambia rispetto a prima. Il giudice invita la parte opposta a depositare la documentazione. Ecco, già qui vediamo che c'è qualcosa di differente. Se noi consideriamo l'applicazione del rito del lavoro, pensiamo, allora se la parte opposta non mi porta niente, oppure, più che questo aspetto, se la parte opposta mi deposita la documentazione in ritardo, perché sappiamo che la documentazione deve essere depositata non oltre il decimo giorno rispetto a quando è stata l'udienza di comparizione. Mi rendo conto che la maggior parte crede che vanno a controllare davanti a me la data di deposito da parte della pubblica amministrazione, dicono: giudice, allora è tutto in ritardo, depositare. In ritardo, praticamente io ho vinto il ricorso, non è così. Per esempio, tra poco vi mando in televisione. Vabbè. Comunque, quindi stavo dicendo, non è appunto così. Perché c'è un passaggio, lo tenevo sul fatto ben bene sull'altro coso, sul computer. Allora, noi partiamo dall'articolo 7, comma settimo del decreto legislativo 150 del 2011, che è di derivazione dell'articolo 23, comma 2, appunto quello che ho detto prima, 689 dell'81, ormai abrogato. In quell'articolo, al comma 2, veniva previsto che il giudice ordina alla parte opposta appunto di depositare tutta la documentazione di cui è in possesso. Però, mentre nel rito del lavoro, se non c'è il deposito, lì c'è una con quella procedura in maniera molto c'è perentorietà oltre il termine della, oltre la comparsa, oltre al momento in cui si deposita in cancelleria la comparsa, effettivamente non si può depositare nulla. Nel caso invece dell'opposizione al verbale, c'è una sentenza numero 1226 del 2005 che affrontato, ovviamente è pregressa rispetto al 2011 di quando è stato riformulato il rito, e che prevede appunto la non perentorietà. Pertanto, laddove il giudice ritiene, anche sino alla fase, erroneamente nella Cassazione si parla di conclusioni, ma nel rito alternativo non c'è questa fase processuale, perché si discute la causa e il giudice deve, se vuole, si riserva, ma a fine udienza, non può procrastinare. Camera di consiglio. Sì, ma perché se ce ne ho 30, e devo dire il vero, una volta era tutte le settimane, ma è una volta ogni mese. E devi valutare, perché ecco, con un sito in beach e con un altro speech, nel momento in cui ti alzi e accogli, perché il dispositivo è secco, però poi dopo devi motivare, e se nel caso ti scappa qualcosa, non riesci a controllare tutto, tra l'altro poi sappiamo le udienze come vengono svolte, non c'è, non dico rispetto, ma comunque non c'è possibilità di potersi mettere lì, concentrare, meditare, verificare il da farsi.
Intanto io personalmente rinvio tutto a fine udienza, dopodiché invito le parti ad uscire fuori, riapro poi la porta dopo una mezz'oretta, tre quarti d'ora che ho fatto quello che devo fare e leggo il dispositivo. Questa è la cosa secondo me migliore per evitare, all'inizio non facevo così e qualche volta ho dovuto sudare per trovare delle motivazioni perché avevo colto e non andava colto. Quindi all'inizio in esperienza poi mi ha fatto comprendere che non dovevo fare più in questo modo qua. Quindi ricordiamoci, nel momento in cui si va davanti al giudice e si va a verificare che la documentazione è stata depositata tardivamente rispetto ai 10 giorni, non cantate vittoria. Ecco. C'è un'altra cosa che vedo che non viene assolutamente considerata ed è un comma molto importante, segnatevelo, perché effettivamente nessuno ci ha fatto mai caso. Il comma 9 dell'articolo 7. Se la pubblica amministrazione non deposita la documentazione, togliete da mezzo che ci stanno alcuni colleghi che di loro sponte invitano ulteriormente la pubblica amministrazione a depositare, ma il giudice terzo, se non lo hanno fatto, vista la regolarità della notifica del decreto di fissazione, ma su quale base io non sono più terzo, vado a sollecitare ulteriormente qualcosa che non posso fare, io non lo posso assolutamente fare. Pertanto, nel momento in cui qualsiasi tipo di deduzione io ho fatto, a meno che uno non scrive, io punto, allora in quel caso si è data la zappa sui piedi, ma nel momento in cui la pubblica amministrazione non deposita, automaticamente il provvedimento impugnato diventa illegittimo, perché manca proprio la prova da parte della pubblica amministrazione. Però mi rendo sempre più conto, e molte volte mi arrabbio con me stesso, in me stesso, perché dico, ma cacciò praticamente, però si ignorano certe cose, che ripeto, che se è una materia che si fa molto... Cioè, il comma 9 è quando uno si invita l'amministrazione a... No, quando il giudice, ai sensi del 416... invita la pubblica amministrazione a depositare la documentazione in suo possesso e la pubblica amministrazione non lo fa, il giudice, scaduto all'ora di rito, in questo caso io personalmente non ho bisogno più di riservarmi, mi alzo e leggo, scaduta all'ora di rito lo faccio, perché durante l'ora di rito può sempre farlo. Si può verificare anche altro, molto volte, i fascicoli, la pubblica amministrazione si costituisce ma non trovi la documentazione. E allora, dato che oggi da qualche tempo i cancellieri sono costretti per ordini dall'alto di darne menzione nel SGP dell'avvenuta costituzione, io prima di fare le cause vado a controllare. Soprattutto se non c'è il ricorrente, perché quantomeno se c'è il ricorrente io lo faccio dichiarare, dico quello che vedo io lo vede pure lei, cosa che non c'è documentazione, lo mette per iscritto, perché a questo punto siamo tutti più tranquilli. Ma a me però non è un aiutino, a me, io faccio solo evidenzio solo che se dà contezza del fatto che manca la documentazione, in maniera tale che se qualcuno dopo mi contesta qualcosa io dico in udienza non c'era nulla. Se nel caso in cui non c'è il ricorrente, e molto spesso quando fanno giochetto non vengono, chiaro, però se c'ho la notazione che si sono costituiti, quello è l'unico caso in cui non sono più terzo ma chiedo la documentazione, perché, e lo scrivo nella mia ordinanza, perché risulta costituita ma non si rinviene la documentazione. Quindi dovrei fare anche una denuncia alla Procura della Repubblica per sottrazione di atti, però loro riportano il tutto, fino adesso non ho avuto mai questo tipo di esigenza.
Dite. Quindi se uno si costituisce dopo i 10 giorni, allora, no, non è la tendenza dell'ufficio, è che mancherebbe il presupposto per dichiarare, per non accettare ulteriori documentazioni. In teoria, no, allora, perché se si applica il rito del lavoro, no, appunto, prima lo, io ebbi modo anche di confrontarmi con un magistrato di Cassazione, perché anche a noi ci invitano a scandicci. Molte volte mi domando pure il perché, perché mo devo andare a novembre, ci mettono in danno hotel di 5 stelle, lusso esagerato. Ah, ma sono anche di più. Dopo tagliamo. Dopo tagliamo. Ma comunque, e con questo magistrato di Cassazione, praticamente, pure io su questo punto, e disse praticamente queste testuali parole: si ha il rito del lavoro in maniera più attenuata. Tra l'altro, come ho detto prima, no, perché il comma settimo dell'articolo 7 no, proviene. È una come dire è una derivazione è della... una derivazione dell'articolo 23,2 sul quale si era già pronunciata la Corte la Corte di Cassazione con sentenza numero 1226 del 2005, se la volete annotare, che argomentava nel senso della come? Se non sbaglio, prima specificato che l'interpretazione della sentenza non era sulla fase della Costituzione, ma era sulla fase successiva. Ah, e si riverbera. Allora, chiedo scusa. Nel momento in cui chiedo alla pubblica amministrazione di depositare la documentazione, la documentazione perviene non rispettando i 10 giorni. Attesa la natura non perentoria ma ordinatoria, in questo caso, ecco, noi qua abbiamo qualche problema. E la medesima perplessità l'ho avuta pure io. Perché il rito del lavoro o si applica o non si applica. Però, per quanto concerne il caso che stiamo trattando, la materia che stiamo trattando, è ammorbidita in un certo qual modo la posizione della pubblica amministrazione. Ma converrà con me che la forzatura sta proprio lì, perché la ricerca dell'ammorbidimento, di questo ammorbidimento, lo si cede in una sentenza di 6 anni precedenti. Che fa riferimento neanche. Sì, vabbè, questa è una delle tante. Come? La 689 è stata abrogata. Sì. No, il fatto è che il comma settimo, ripeto, è di derivazione sulla quale la Cassazione si era già pronunciata. Cioè, praticamente noi andiamo ad applicare un procedimento ad una materia sulla quale c'è stata Cassazione veramente a fiumi. E per quanto riguarda la perentorietà o meno del termine, si è alla fine deciso per la linea, lo so, si crea sperequazione. È una decisione però personale, voglio dire, a favore della non è a favore della non è allora allora no, addirittura nel rito del lavoro, addirittura come avvocati, no? Non c'è nessuna norma che dice, come detto, giustamente, il rito del lavoro, ogni dico, o si applica o non si applica. Sì, ma c'è anche da dire che nella comparsa di risposta da parte della pubblica amministrazione,
deve praticamente contenere tutte le difese. Noi ricordiamoci e teniamo presente una cosa: nell'opposizione verbale c'è un'inversione dell'onere della prova. Diciamo che l'opponente è il contenuto in senso sostanziale e l'opposto è l'attore in senso sostanziale. Di qui poi anche giustificazione del comma 9, perché se l'attore non ti porta ciò che ha sostegno del verbale che ti ha elevato, è chiaro che il procedimento è viziato. Però anche se questo tipo di previsione di deduzione non è contemplata nel ricorso, noi sappiamo che nel momento in cui si prepara il ricorso e si va a depositare, la causa pendente si cristallizza, cioè io in pratica non posso più dedurre null'altro, però posso almeno evidenziare che la pubblica amministrazione non si è costituita e a sensi del comma 9 del DLGS 150 del 2011, io chiedo che venga accolto il ricorso, e su questo non ci sono assolutamente dubbi. Il discorso fatto dal... Allora, il discorso è validissimo, perché anche io ho avuto il medesimo dubbio, tant'è vero che a Scandicci ebbi modo di confrontarmi. La risposta che mi venne data fu quella. Del resto nella pratica è proprio così. Che anno era Scandicci? 3 anni. Lo vado nuovamente a novembre. Spero di rincontrarlo e di che non è casa cagnare idea. Vabbè. Lui fa parte della seconda, faceva parte. Ma io penso che, come hanno detto i colleghi, c'è un favor nei confronti della pubblica amministrazione, diciamo, abbastanza evidente. Sì, però il ragionamento. C'è un'interpretazione manipolata in questo senso. Come al solito, c'è chi sempre è più uguale degli altri, ecco, anche nel nostro ordinamento, e che quindi. I giudici, la Cassazione si è orientata in questi termini. D'altronde anche oggi, no? Voi vedete, adesso divago un attimo, ma giusto un attimo. Era precedente, perché un'interpretazione, sì, era un'interpretazione. No, dice che è un dando praticamente una. Prego. Allora, io volevo dire solo questo. Insomma, c'è questa tendenza. Non so se circa un mesetto fa si parlava della Cassazione, del fatto che finalmente la Cassazione avesse riconosciuto quell'abbattimento, quella riduzione della tassa della TARSU. Nel periodo in cui c'è stato, diciamo, tutto quel disservizio, l'emergenza rifiuti, eccetera, eccetera. In Italia queste sentenze così, diciamo, importanti degli organismi, diciamo, anche di rilievo della giustizia arrivano in genere quando ormai tutti i diritti si sono prescritti dell'utenza. Anche quella Cassazione è relativa a un periodo. Non può essere utilizzata perché è relativo a un periodo nel quale quei diritti in effetti si sono prescritti, stiamo parlando del 2006, 2007, 2008, quindi noi siamo al limite, diciamo, con la prescrizione, o comunque sono prescritti. E io ricordo un'altra questione velocemente, contro la pubblica amministrazione, appunto, contro queste aziende abbastanza, diciamo, forti, ecco, tenevo una causa che diciamo poi alla fine, diciamo, è andata bene per la mia, però come al solito con sentenze aggiustate che riconoscono, ti danno ragione, però poi alla fine non ti danno il risarcimento così come ti dovrebbero, e poi penalizzano anche l'avvocato che l'ha fatta, casomai mettendo ai minimi, diciamo, gli onorari, in modo tale che, insomma, si crea questo disagio, ecco, voglio dire, così più o meno. Allora, tenere questa causa contro Enel
servizio Enel distribuzione all'epoca, questi contatori che venivano sostituiti più o meno. Beh, una causa che andava avanti dal 2007, perché in effetti era stata messa in un certo modo, secondo me avevamo ragione, è andata tre volte a sentenza, è stata rimessa tre volte sul ruolo, perché in effetti il giudice non l'ha mai, i giudici che cambiavano, il primo addirittura se l'è tenuto un anno riservato e poi l'ha rimessa sul ruolo per chiedere un documento che non serviva, semplicemente forse perché non voleva fare la sentenza, voglio dire. Però in uno degli ultimi, diciamo, discussioni, la seconda o la terza volta che andava a sentenza, c'era, diciamo, il procuratore, il collega della Enel distribuzione, che nel mentre io cercavo di esporre, seppur succintamente, la questione che era complessa al giudice di turno, fece questo tipo di intervento. Giudice, però io le evidenzio che questa è una di quelle cause che, se dovesse essere accolta, aprirebbe il fianco a quei filoni. Io rimango, diciamo, basito, veramente basito, proprio così. Giudice, abbia pazienza, ma il collega che sta dicendo, ci sta riferendo che, perché in effetti c'è questa possibilità di questo, che non bisogna riconoscere un diritto che è sacrosanto, diciamo, all'utenza. Il giudice se ne uscì in questi termini: cioè, avvocato, no, il suo collega sta affrontando una questione che non è diciamo di giurisprudenza, è di politica giudiziaria. Detta al giudice, è di politica giudiziaria. Cioè, di politica giudiziaria significa che in effetti bisogna in un certo qual modo stroncare quei tipi di procedimenti, di iniziative che sebbene correttamente incardinati, sebbene, diciamo, denunciassero, diciamo, questioni che rappresentano lesioni, anche se reali, massive, di diritti dell'utenza, è opportuno non accogliere, in quanto potrebbero da un lato danneggiare queste grandi, diciamo, società, e dall'altro sovraccaricare eccessivamente una classe, diciamo, una classe che è già oberata di tanto lavoro e che non avrebbe la possibilità di questa è la situazione. Quindi se questa in un certo qual modo è la situazione, è chiaro che in effetti ci troviamo sulla stessa linea. L'applicazione del diritto attenuato praticamente del rito del lavoro attenuato, perché contro la pubblica amministrazione. Salutiamo Massimo Micera, che è intervenuto. Grazie. Anche lui, se ricordo bene, impegnato in questa tornata elettorale, sì. Quindi lo salutiamo, va bene? Sì, ok, sì. Per una questione di par condicio, va bene? Siamo in diretta, possiamo continuare. Siamo in diretta Facebook, quindi andiamo avanti con l'evento formativo. Ciao. Perché probabilmente presenza cartacea. Perché se ci sta seguendo qualcuno, chiaramente dice: ma questi che stanno facendo? Stanno discutendo amenamente di fatti loro, ecco. Quindi andiamo avanti con la discussione. Allora, tornando sempre, dando una valenza pratica a quanto dico, noi sappiamo che la facoltà di poter proporre alternativamente il ricorso al giudice di pace o alla prefettura non è stata eliminata, anche se di fatto sì, c'è una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che la 1786 del 2010, che in un certo qual modo
detto, se l'ordinanza di ingiunzione non è motivata, non solo, se non c'è stata audizione, l'ordinanza di ingiunzione è valida, non è praticamente nulla. Devo dire che precedentemente a questa sentenza della Cassazione, i ricorsi la maggior parte venivano accolti. Sempre la stessa cosa leggevo, ordinanze senza motivazione, stereotipate, sostanzialmente è vero, cambiano il numero del verbale, cambia il nome del ricorrente, ma tendenzialmente le ordinanze e ingiunzioni, ecco, per relazione vengono fatte. Questa sentenza però rende in un certo qual modo inutile il passaggio in prefettura, perché vengono rigettati la maggior parte delle volte. La maggior parte delle volte mi rendo conto che potevano essere accolti, magari verbali notificati oltre il 90° giorno, sappiamo che è ridotto da 150 a 90, molti anche lo ignorano ancora. Quindi in questo caso praticamente si è reso sterile un passaggio importante sia per deflazionare, per decongestionare, anche se oggi non ci sta più bisogno, si è auto decongestionato, diciamo, però comunque a prescindere la carenza di motivazione è inutile, la leggo per ogni ricorso, ma è perfettamente inutile. Il discorso che fa la Cassazione è molto semplice. Dice, se il prefetto il prefetto che oggi è femmina, quella attuale è femmina, anzi è il vice prefetto. Comunque, nel momento in cui almeno qualcosa fa, nel momento in cui il prefetto non motiva o motiva in maniera molto generica, il ricorrente può passare al giudice di pace. È ovvio che nel momento in cui il ricorso viene presentato al giudice, depositato presso l'ufficio di giudice di pace, deve avere le medesime deduzioni già presentate davanti al prefetto in sede amministrativa, altrimenti sarebbe inammissibile, tardivo, perché se ho scelto la strada della prefettura per impugnare un verbale, è chiaro che devo attendere che si esaurisce quella fase e eventualmente poi impugnare l'ordinanza di ingiunzione davanti al giudice di pace. Lo stesso dicasi, sempre quella sentenza che ho detto prima a sezioni unite, lo stesso dicasi per l'audizione. L'audizione è anche una fase ritenuta praticamente poco importante ai fini della validità e dell'eventuale illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione. Però per quanto riguarda l'audizione, premesso che il ricorrente che deve farne richiesta nel corpo del ricorso, nel momento in cui viene fatta richiesta, il prefetto deve fissare un giorno, una data, comunicarlo al ricorrente, e il ricorrente poi si deve presentare davanti, non al prefetto perché di solito è un delegato, un funzionario della prefettura. Però è importante questa fase, perché se è vero sì che è stato eliminato in un certo qual modo, anche se è previsto per legge, ecco, questa è un'altra cosa strana, ritornando al discorso di prima. Se lo Stato, la legge, dà la possibilità di poter impugnare il ricorso davanti al prefetto, ma per quale motivo poi il prefetto ha la facoltà, la possibilità di emettere un'ordinanza di ingiunzione uguale per tutti, senza null'altro aggiungere? E quindi il ricorrente non si vede, non si sente soddisfatto. È vero che il prefetto o chi per esso non è un giudice, non va a fare
ricerche, tentare di dare una motivazione o altro. Stiamo nell'ambito della pubblica amministrazione. Però una cosa deve fare il prefetto, deve rispettare dei termini. E quella sentenza non dice che se non si rispetta la tempistica imposta dagli articoli 203 e 204 del codice della strada, l'ordinanza è comunque valida. Quello è importante. C'è un'altra cosa da evidenziare che poi è importante, che il prefetto nel momento in cui fissa la data per l'audizione deve appunto fare la comunicazione al ricorrente. Nel momento in cui il ricorrente riceve questa, ha raccomandato un congiunto di ritorno, nel momento in cui riceve questa comunicazione, il decorso del termine si sospende. Quindi tra la data di comunicazione al ricorrente e la data di fissata per l'audizione, quel termine, quello spazio temporale non va computato ai fini della valutazione della tempistica del governo, del prefetto, che deve essere 180 giorni o 210 giorni. È molto semplice la differenza. Se io voglio fare un ricorso al prefetto e lo invio direttamente al prefetto, sono 210 giorni, perché la legge riconosce 203 ulteriori 30 giorni che il prefetto deve chiedere documentazione agli agenti accertatori e verificare poi il tutto. Se invece deposito il ricorso, cioè indirizzo il ricorso alla prefettura, ma tramite polizia municipale, abbrevio, non sono più 210 ma sono 180 giorni. E se si mandano a tutte e due? Si crea confusione. No, perché dovrebbe valere il termine più breve. No, dovrebbe valere il termine più breve. No, si crea confusione nel senso che si incontrano le volontà, una di dare la documentazione e l'altra di richiederla. Comunque, e poi ci sono ulteriori 150 giorni, quindi come possiamo vedere la pubblica amministrazione ha tanto tempo per poter decidere. Però secondo un mio modesto parere, avendo verificato tante ordinanze e ingiunzioni, manca un dato indicato sulle ordinanze, ovvero manca la data di venuta ricezione della raccomandata con la quale il trasgressore, il ricorrente, viene notiziato per quanto riguarda la fissazione di questa udienza davanti al prefetto, come vogliamo definirla. Ora, è importante perché se la causa petendi si cristallizza nel momento in cui io preparo il ricorso, e il ricorso io lo preparo sulla base dell'ordinanza in giunzione, che poi alla fine, se non viene impugnato, è un titolo esecutivo. Ora, a me non conviene dire nulla per quanto riguarda sulla costanza se io ho avuto o non ho avuto l'avviso. Meglio non produrre. No, il problema è che non è indicata, cioè nel titolo, ovvero nell'ordinanza di giunzione, non è indicato nulla. Si fa solo riferimento a questa sentenza in maniera generica, almeno nella stragrande maggioranza, e si dice che la fase di audizione è superflua in base alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Ora, se io non computo e quindi non elimino, diciamo, quel periodo praticamente morto, automaticamente e sistematicamente si sforano i 180 giorni o i 210 giorni. E secondo me, se il ricorrente nulla mi dice e nel corpo del ricorso e la pubblica amministrazione nulla
eventualmente si limita a depositare la mandata con l'avviso di ricevimento, che però non è contemplato nell'ordinanza di giunzione. Pertanto io avrei le perplessità a dire sì, però il ricorrente ha ricevuto un qualche cosa sulla quale non si è potuto pronunciare. Perché? Cioè pronunciare, dire la sua, fare delle dire magari è stata consegnata al portiere, un qualsiasi vizio di notifica. E questo in effetti è un aspetto importante, forse dovuto anche al fatto che sono atti precostituiti, dove forse non hanno considerato questa eventualità, perché secondo me il giudice può, sua fonte, evidenziare che non si applica la sospensione. Perché? Perché non si fa riferimento nell'ordinanza di giunzione. Cioè, se la pubblica amministrazione nella memoria difensiva dice sì, però bisogna calcolare i 180 o i 200 giorni ci sono, però bisogna calcolare anche il periodo di sospensione, attenzione, nell'ordine di giunzione non è menzionato. Quindi si crea una sorta di impossibilità oggettiva da parte del referente di poter verificare, ma contestare pure, perché io devo contestare quella ordinanza di giunzione e tra l'altro il giudice non mi rimetterebbe neanche in termini, ovviamente, perché si cristallizza, come ho detto io, come ho detto prima, la causa petente nel momento in cui deposito, e quindi non posso fare più nulla tranne quel famoso comma 9 che ho detto prima, perché bisogna dare atto che la pubblica amministrazione non si è costituita, quindi è chiaro che in quel caso il ricorrente può dire la sua. Però su questo particolare io nella... periodo di sospensione solo quando c'è l'audizione personale. Allora, quando viene richiesta l'audizione personale, il prefetto provvede, però nel corpo dell'ordinanza in giunzione non ci vorrebbe nulla ad aggiungere inviata, spedita, raccomandata, ricevuta il e con data di fissazione per la l'audizione tale giorno. È chiaro che non ci vuole perfettamente nulla. Invece sulle ordinanze di giunzione ciò manca. Quindi questo potrebbe essere in un certo qual modo, perché è vero sì quello che ho detto prima, in base a quella sentenza delle volte di Cassazione a sezioni unite, l'audizione è diventata come un po' la motivazione superflua. Però è altresì vero che i tempi vanno rispettati, perché se si sfora è viziata l'ordinanza di giunzione. Non è possibile poter non considerare il fatto che se io giudice nel fare il conteggio, che alla fine prendiamo un foglio e facciamo i conteggi. Quindi se non c'è l'indicazione significa che non c'è la possibilità di fare il conteggio, è questo? Sì, però non puoi applicare la sospensione ai fini del computo del termine di cui ha combinato disposto articolo 203 e 204 del codice della strada. Quindi si accoglie? Si accoglie perché è inficiata, è viziata l'ordinanza di giunzione. Quindi che non dà la possibilità di calcolare questo periodo. Sì, fine 180 però, 210. Però da dire che la cosa è meditata. Ma la dobbiamo rilevare noi in udienza o è difficile? No, io ritengo una... Allora, il problema è questo. Diciamo che è un qualcosa che ho partorito io, quindi... No. Però non è una fortuna. No, non è fatto di fortuna. È un fatto anche eventualmente di sentenza labile, perché nel momento in cui come è un fatto anche di comportamento paritario tra le parti, perché al ricorrente non può essere concessa la possibilità di aggiungere ulteriori motivi a verbale e la pubblica amministrazione mi deposita un qualche cosa non menzionata nell'ordinanza di giunzione? Non so se rendo l'idea. Non sono d'accordissimo. No, stavo parlando...
stavo parlando praticamente, dato che questo è un tipo, è un tipo di ragionamento che non viene colto in maniera, come dire, nella immediatezza. Cioè, un po' fatica a comprendere, e poi è un ragionamento pure abbastanza semplice, sostanzialmente. Però forse ci si limita a ragionare su questa cosa, perché se dobbiamo essere giusti dobbiamo essere per l'una e per l'altra parte, cioè, certo la terzietà è importantissima, la terzietà è importantissima, perché ripeto, uno che svolge la funzione nel caso mio di giudice di pace e non ha un atteggiamento paritario, non fa giustizia. È importante avere un atteggiamento equilibrato, uguale per le parti. Ditemi. No, per carità, non ha motivo di sospendere il nulla, cioè il computo si fa più o meno, come dire, il discorso è più o meno quello là che abbiamo fatto prima, nel senso che il prefetto deve valutare le richieste del ricorso. E si può beneficiare della sospensione soltanto, cioè il prefetto è titolato a fissare l'udienza nel momento in cui viene richiesta. Altrimenti che fai? Mi allunghi i termini per volontà della pubblica amministrazione? E allora non so che sorte ha avuto il ricorso, perché in questo caso è motivo di appello di revisione della sentenza, perché arbitrariamente la pubblica amministrazione ha beneficiato di un qualcosa che non doveva, perché non era stata fatta richiesta, e nel momento in cui la pubblica amministrazione agisce come se avesse avuto richiesta, minimo non devi calcolare la sospensione, perché poi la sospensione aiuta molto, perché poi considerate che nel momento in cui c'è l'udienza fissata per l'audizione, stesso quel giorno o il giorno dopo viene emessa normalmente, viene emanata, viene adottata l'ordinanza di giunzione, che poi il prefetto ha ulteriori 150 giorni per notificarla, che poi in questo caso secondo me potevano essere ridotti a 90 come la notifica dei preparati, perché questo poi il legislatore non si sa con quale criterio ha appunto stabilito 150 giorni, ma è inezia, non è quello il problema. Per quanto riguarda poi, perdonatemi, io avevo le varie schede sul mio computer. Ora, per quanto riguarda, dicevo, i verbali più gettonati, perché oggi come oggi, ripeto, alcune violazioni non sono più, come dire, impugnabili, perché non conviene, parliamoci chiaro. La strada di solito poi, prima di venire da noi, passano sempre per la prefettura sperando e confidando, quantomeno per aggiungere un motivo in più. Cioè io ho quello che, perché in effetti il ricorso fatto in sede amministrativa, io lo posso proporre davanti al giudice, mentre prima era inammissibile, addirittura quasi quasi come il giudice di pace, come se fosse un giudice di appello, ma invece sostanzialmente il giudice di pace supplisce al fatto che non sono state valutate o quantomeno valutate in una maniera non motivata, quindi è chiaro che uno va avanti con il
rischio di vedersi ulteriormente con ulteriori spese e con, vabbè, comunque è chiaro che chi vuole andare fino in fondo ci va. Stavo dicendo, alcuni tipi di violazioni non vengono più considerate, tipo il divieto di sosta. Molte altre invece vengono considerate come tutor, vabbè, tutto quello che praticamente vogliamo. Purtroppo ogni giorno, quotidianamente, io cerco di stare attento, ma spero sempre ogni per esempio quando torno dalle vacanze, spero sempre che agosto, novembre, cioè mese di dicembre mi arrivi niente, ecco, i 90 giorni fatidici, perché può capitare, soprattutto io che vado in Calabria, lì praticamente sono zeppi di autovelo, posso rilevatore e cose. Ora, un problema che subito si nota quando si legge un ricorso avverso un verbale elevato per quel tipo di violazione è in primo luogo la contestualità della richiesta di vedersi annullato il verbale e anche gli eventuali punti sulla patente. Sanzione accessoria, che poi hanno la sanzione accessoria a una vita sua. Solo in un caso la sanzione accessoria viene a cadere con la sanzione tra virgolette principale, quando il verbale notifica, no, oltre il 90° giorno. Si estingue quello principale e cade pure il secondo. Una cosa importante che molti dimenticano o che non considerano è che nel momento in cui si fa ricorso al verbale principale, i termini per la comunicazione dei dati del conducente vanno avanti. C'è una sentenza, ecco sta qua, numero 22881-2010, che è molto esplicativa sul punto. Bene o male la Cassazione è rimasta su questa linea di tendenza. Mi dovete scusare, avevo altre, ma le tenevo nel computer. Nel senso che, e molte volte mi ritrovo questo tipo di deduzione, che lo so. Cercheremo di non andare molto oltre, cerco di condensare, perché tutti quanti hanno lo studio da dover aprire e quindi me ne rendo conto. Quindi bisogna comunque considerare che la sanzione accessoria, pure nel caso in cui viene accolta quella principale, ha una sua valenza in termini economici. Il 100 una volta. E io quando, allora, l'ho detta sulla falsa riga di quello che Eugenio ha praticamente detto, è improprio parlare di sanzione accessoria, perché una sanzione nella sanzione che trae origine da quella principale, ovvero, neanche principale si può dire, ovvero è la violazione, è 126 bis, è la violazione conseguente, bravo, è un ulteriore onere. Vabbè, sì, è accessoria nel senso, visto che sono stato chiamato in causa, è accessoria nel senso che se non c'è la principale cade, no, nel quello, senso, allora, se non c'è l'esistenza, se non c'è l'elevazione di quella principale, non ti viene ad essere, non ti viene ad essere. No, io dico, no, non si sospende. No, io dico, allora, l'ho definita accessoria perché se non c'è la principale, comunque non è che praticamente viene ad essere definita non accessoria. C'è la decurtazione dei punti, cioè, spontaneamente senso, siccome così, la lingua italiana è tanto bella, sì, no, no, ed è soggetta a interpretazioni come le leggi, perché poi ho pensato di definirla in questo modo, accessoria nel senso di derivazione. Cioè è una conseguenza del fatto di non aver ottemperato a quanto richiesto, ovvero il proprietario del veicolo deve comunicare
Certo, è brutto, lo so, però è così, deve comunicare. Beh, che succede se viene annullata quella lì principale? Ma no, perché hanno... Cioè, comunque c'è la decurtazione dei punti? Certo, perché sono praticamente... No, 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 bravo, bravo. Allora, se... Dico, cioè, se, se viene annullata... Bravissimo, bravissimo. No, dico, chiedo scusa se, se voglio... Chiedo, che succede quando quella... che ha dato origine alla decurtazione dei punti viene ad essere annullata. Allora, la decurtazione cade. Chiedo scusa. Allora, anche in questo senso si può definire in un certo modo accessorio. Cioè, scusami. Va bene. Perché lui deve, da buon avvocato, deve giustificare. Siamo tutti avvocati qua. No, da buon avvocato come del resto. No, e vabbè, ci stanno gli aspetti di accessori. Ci sono, siamo tutti avvocati. Ci sono vari aspetti di accessorietà, ecco, voglio dire. Non la vedo. Ma no, così io ritengo una sola cosa. Il fatto... Va bene, non la tengo. No, vabbè, ma il fatto di stare qua a quest'ora prima significa tutti quanti abbiamo volontà di confronto. Però voi siete di parte. E quindi siamo tutti quanti, quantomeno meritevoli. Le colleghe di studio. Anche sì, ma è sul verbale, però scusatemi, ciò che sta scritto sul verbale. Quelle erano. Sì, però se tu lo fai, vado scusa, lo scusa la moneta. Cioè, no, prego. L'accessorietà di sì, infatti, se non fosse stata elevata la contestazione, non ci sarebbe stata la possibilità di votare le votazioni. E quindi già le prestazioni. Però se tu non fai, siccome contempla non solo quello che il precetto, quindi la sanzione che ne deriva, ma anche l'obbligo di comunicazione, scusatemi, allora non è errato parlare di sanzione accessoria. Scusatemi, non è errato parlare di sanzione accessoria. Se la vogliamo considerare, se vogliamo considerare, dice tutto e al contrario di tutto. No, non è del tutto errato, perché è chiaro che io per accessoria intendo un qualche cosa che derivi da un'altra cosa. Nel caso di specie, se io ho violato la legge nel senso che ho superato i limiti di velocità e ho la incombenza, devo ottemperare alla comunicazione, è chiaro che a me spontaneamente mi viene a definire quella tipo di sanzione come accessoria rispetto a quella, ritengo, anche se impropriamente detta principale, però poi andando ad analizzare ci rendiamo conto che la sanzione non è né accessoria e né principale, è una sanzione nella sanzione, cioè che può nascere nel momento in cui non ottemperi alla comunicazione dei dati del conducente. Allora, la decurtazione dei punti si ha in un solo caso, o nel caso in cui l'elevazione della sanzione. Come? È in conseguenza dell'elevazione alla sanzione. No? Allora, in cui io comunico i dati del conducente, in questo caso si verifica la decurtazione. Oppure se vengo fermato, identificato, non devo più comunicare, me li decurtano. Talvolta si verifica anche che ti viene tolta la patente. Ci sono stati personaggi del mondo dello spettacolo che sono rimasti senza patente, fermati. In quel caso non c'è bisogno di comunicare, ti hanno beccato in pieno, quindi in questo caso. Quindi la differenza tra decurtazione dei punti, io consiglierei... Se tu vinci, la comunicazione di aereo conducente, ti devo dire, tu in pugni dei pari, lo vinci, quei punti
Sì. Quello è il caso. Mentre. E quindi è accessorio. No, attenzione, noi stiamo parlando. Stiamo parlando di due eventualità: della sanzione più propriamente detta accessoria, che sarebbe decurtazione nel momento in cui però si verifica l'evento della decurtazione, nel momento in cui vedete che il comma 2 del 126 va letto attentamente. Perché? Perché se si legge in maniera superficiale si incorre nel rischio di non considerare quali possono essere le conseguenze al verbale principale. Il comma 2 prevede, se volete ve lo leggo, ce lo leggiamo assieme. Ma sì. Ma con quella espressione, sì. Allora, l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata all'anagrafe degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita, quindi, quando, perdonatemi, molto spesso leggo nei ricorsi che l'eventuale ricorso va a sospendere praticamente la sanzione, non voglio dire accessoria, quella che abbiamo parlato prima, sappiamo ogni problema, quella là. Però il discorso che è questa la fase che viene sospesa, nel momento in cui io vengo, ecco, questa è una cosa che anche io all'inizio facevo difficoltà a comprendere, nel momento in cui vengo fermato, vengo identificato e quindi devo subire la decurtazione, se faccio ricorso in questo caso si sospende, ma il provvedimento della decurtazione dei punti, la sanzione di cui prima non è, è un'altra cosa, è quella che praticamente, e quindi il distinguo, perciò io faccio ricorso alla motorizzazione contro solo questa questione delle sanzioni cosiddette accessorie, e in effetti mi hanno richiesto eventualmente se fossero state impugnate queste decurtazioni dei punti. Alla fine non erano stati impugnati i verbali e quindi non sono stati, diciamo, annullati. Però la motorizzazione, nel momento in cui ho fatto questo, diciamo, ricorso, perché è un ricorso alla motorizzazione che è competente, mi ha chiesto questa cosa dei punti. Ho fatto un ricorso perché, caso pratico, multa elevata nel 2000, sanzione amministrativa elevata nel 2005. La motorizzazione, mi sembra proprio vortici, la motorizzazione ha operato la decurtazione di questi punti non nei termini che sono previsti, diciamo, dalla normativa 30, 60, 90, 120, adesso non ricordo. Bene, l'ha fatto dopo 3 anni, 6 anni, dopo 3 anni, 4 anni. Allora, che cosa è successo? Che cosa è successo? Che in effetti la persona che ha subito questa decurtazione di questi punti dopo 4, 5 anni, 6 anni, si è vista decurtare il punteggio, che sono 20 praticamente, in una sola soluzione, e quindi in pratica gli hanno ritirato la patente. Quando io sono andato a fare, diciamo, questo tipo di ricorso amministrativo, che poi è un ricorso, diciamo, non è un ricorso amministrativo perché è in opposizione, ho fatto un ricorso in opposizione sostanzialmente, o si potrebbe qualificare come gerarchico se è l'ufficio superiore, però penso un ricorso in opposizione perché mi sono alla medesima motorizzazione, mi hanno chiesto se c'erano queste sentenze, quindi purtroppo in alcuni casi erano state anche pagate queste multe, però icto oculi, è evidente che nel momento in cui eventualmente, in questo caso se ricordo bene, i vigili urbani
vortici, invece di passare la comunicazione dopo 3-4 anni, l'avessero passata immediatamente, l'utente, quindi il cittadino, avrebbe avuto la possibilità di fare quei corsi che permettono praticamente del punteggio e quindi non trovarsi, diciamo, in un certo qual modo azzerato. Quindi io ritengo probabilmente che la motorizzazione, se tenga conto anche di questi ricorsi nel momento in cui vengono ad essere fatti. Ci riserviremo di approfondire la questione in un prossimo futuro, sì, però, anche perché io vorrei capire una cosa, no? Io posso opporre, mi oppongo alla sanzione amministrativa, ma nel ricorso mi posso opporre anche, diciamo, alla sanzione che io, diciamo, finisco accessoria? Mi posso opporre? In tal caso il giudice che fa? Di dichiarare inammissibile questa opposizione? No, perché ciò che è legittima, e quindi io faccio il ricorso, mi oppongo alla sanzione amministrativa e, diciamo, a quella che io definisco accessoria. Il verbale, nel momento in cui si fa l'opposizione, diciamo, in un certo qual modo si paralizza la sanzione. In un certo qual modo. Che cosa succede? Una volta che viene ad essere paralizzato dal ricorso, si paralizza solo la sanzione principale? Allora, no. Se io faccio il ricorso anche a quella lì, diciamo, che io definisco accessoria, il giudice dice che cosa fa nel momento in cui va a emettere una sentenza? Che fa? Mi dichiara inammissibile l'eventuale opposizione? Questo è io non l'ho mai visto questo. Il giudice di Parabia dichiarata inammissibile l'opposizione nel momento in cui c'è stato un rigetto. Allora, il problema è questo. Sono prego, prego. Accanto a quella di Eugenio ci parlava di questo caso che dopo 4-5 anni è avvenuto questo provvedimento, è stata messa in esecuzione questo provvedimento e c'è stato l'azzeramento. Io da ignorante mi domando, ma non c'è un termine di prescrizione? Esatto, non c'è. L'ho eccepito e non mi hanno detto di no, perché l'hanno praticamente comunicato, perché poi secondo me l'hanno comunicato in ritardo, se vogliamo, che probabilmente alcune erano opposte, posso pensare, e quindi non ci sia stata, però, diciamo, la comunicazione. Ci deve essere. No, ma c'è un altro problema ancora. Il problema è che in effetti ci dovrebbe essere il però tu. Ti fai il provvedimento e fanno un ricorso a UTAR, insomma, alla fine. Alla fine, tu vai a fare un ricorso a UTAR, perché l'ho approfondita la questione. Ti vai a fare un ricorso a UTAR, allora tu paga praticamente un corso che ti vai a fare in pratica la patente di nuovo. Mi sono spiegato qual è il discorso. Nel momento, perché l'ufficio non ha voluto sentire eccezione, ti emette l'atto illegittimo. Nel momento che è illegittimo è un atto amministrativo, perché della motorizzazione te vai a fare un ricorso TAR. Te vai a fare un ricorso TAR, costa 3.000 euro il ricorso TAR. Io mi faccio allora il corso per la patente che costa 700-800, sì, non lo so quando. Questo era il discorso che ho affrontato. È un articolo. Mi sono spiegato qual era il discorso. C'è, però ti devi andare a fare un ricorso. Quello è il problema. Il discorso che hai detto, la situazione di cui hai parlato, sembra un po' assurda, nel senso che andrebbero verificato come si è trovata la pubblica amministrazione e come si è trovato il ricorrente in questa situazione. Perché nel momento in cui si è fatto ricorsi oppure ha pagato, avrebbe dovuto quantomeno dichiarare chi era il conducente al momento del fatto della violazione. Quindi il fatto che poi vengano decurtati dopo tanti anni, fanno la sommatoria, gli pagano e gli presentano il conto, dicono tu mostri senza patente perché non hai punti. È paradossale come situazione, secondo me. È avvenuta storicamente. Indubbiamente, no, dico, è paradossale. Quindi più persone me l'ha guida, una scuola guida a cui si è rivolto, diciamo, sono rivolto queste persone. No, non erano più 4, 5, 6 no, persone. Più sanzioni. Più mai comunicato, mai comunicato. Secondo me questo è il caso di fallo di questa comunicato.
vai a fare un ricorso a TAR, costa 3.000 euro, 3-4 mila euro, ricorso a TAR, però, a fa... ma, però è ma un uno che fa, ma diciamo vabbè. No, ma non ma, diciamo allora, che come... tentando di ricordare la risposta che ha fatto, cioè la domanda, la problematica che ha posto e poi domanda, scusami. Nata. Domanda. Cioè l'opposizione, diciamo, alla sanzione amministrativa, diciamo, blocca la sanzione, tant'è vero che io non la devo pagare. Sì. Perché poi, in effetti, la deputazione del 2006 è sospesa la sanzione pecuniaria? Perché se io non devo pagare la sanzione pecuniaria... Non è così. Se si legge con attenzione, io ho solo le prime parole, le prime frasi... Leggiamo con attenzione. No, vabbè, è inutile rileggerlo, l'abbiamo già fatto. Il discorso è che la decurtazione si ha nel momento in cui la pubblica amministrazione ha contezza di chi è il trasgressore. Ora, nel momento in cui il trasgressore impugna quel verbale, si sospende, quello si sospende in attesa della definizione. Allora stiamo parlando solo dell'omessa comunicazione. Bravo, solo dell'omessa comunicazione. Questo è. E allora diciamo che è accessoria quando comunica. Difatti, non è accessoria proprio... quando non lo comunica, però sinceramente è una questione di lana caprina stupida che sì, secondo me attenzione. Potenziale non come, ha alcun senso. Come dicevo prima, molto spesso mi trovo con un ricorso addirittura che vuole anticipare i tempi. Perché io se impugno la sanzione, tra virgolette, principale, non posso chiedere al giudice che mi vada anche a decidere su quella, tra virgolette, secondaria. E capiamoci cosa intendo per sanzione secondaria, giusto per comprendere quella della mancata comunicazione dei dati del conducente. Perché non esiste ancora. Cioè il giudice che può fare? Se non viene notificato il secondo verbale di derivazione del primo, il giudice non può dire nulla, è inammissibile come deduzione. Quindi ci sono per ciò che una valenza autonoma, la missione del non in questo senso, cioè oltre a fare un sacco di domande, raggiungo pure alta voce, quindi quando verrai evita di vogliamo stendere qualche parolina sull'estratto di ruolo, se volete. Qualche domanda c'è? C'è qualche domanda? Allora, diciamo che questa materia ha avuto un'evoluzione con apice nel 2015 con una sentenza a sezioni unite che dà facoltà di poter impugnare l'estratto di ruolo. Ovviamente si sono scatenati tutti quanti. Prima che cominci l'esercizio. Sì. Prima io ci sta anche qualche giudice di tribunale, Abete, Tatangelo, se non erro, che bene o male si riteneva inammissibile il ricorso all'estratto di ruolo perché non è altro che, non è un titolo, è un qualche cosa che Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate, detengono nel loro archivio informatico, quindi nel momento in cui vado a richiedere la mia posizione, impugno quello che mi esce, le risultanze appunto del... Con quella sentenza del 2015 si sancisce, si dice sì, si può fare l'opposizione all'estratto di ruolo intendendolo come accertamento negativo dell'esistenza di un credito. Io ho tante perplessità su questa situazione perché mi sembra un poco molto ardita come situazione, cara un po' in aria. Comunque, una cosa è certa, ho ancora perplessità per quanto concerne la prescrizione,
la prescrizione non posso stuzzicare e chiedere e recepirla. Cioè la prescrizione la voglio comprendere un sollecito di pagamento, un'intimazione di pagamento. All'inizio mi sembrava assurdo impugnare un sollecito di pagamento. Nel tempo mi sono reso conto, trovando anche qualche come dire, il benestare da parte della Cassazione, si ha facoltà di poter impugnare. L'intimazione, vabbè, là non ci sono problemi. L'estratto di ruolo ritengo, e se qualcuno ha qualcosa da dire sul punto mi farebbe piacere, la prescrizione non ritengo assolutamente eccepibile nel momento in cui io mi posso limitare ad impugnare l'estratto di ruolo, dico a giudice: giudice, io non ho avuto mai nulla. Poi bisogna fare il distinguo se va fatto con il 615 per primo comma o con rito speciale. Perché? Perché nel momento in cui io mi limito a dire l'estratto di ruolo, di questo estratto di ruolo non ho mai avuto i verbali indicati, portati dalle cartelle, io dovrei fare un rito speciale. Addirittura ho 30 giorni di tempo che dovrebbero partire dal momento in cui ho avuto conoscenza dell'estratto di ruolo. Nel momento in cui viene emesso, che va come notifica. Bravo. Dando l'estratto di ruolo, io posso fare opposizione all'estratto di ruolo. Benissimo, e se scadono i termini ne faccio un altro? Certamente. Dovrebbe essere loro. Praticamente, essendo un atto unilaterale, sostanzialmente non, di natura non ricettizia, perché come? E la mia perplessità per anni è stata quella. Però la Cassazione si è pronunciata in tal senso, pertanto ci siamo più o meno tutti quanti. C'era una un rito alzato, volevi dire qualcosa? Però scusate, ho consentito. Ma stiamo scherzando, è un confronto. Che cosa dice? Che dice? Giustamente, sostenendo quello che tu stavi dicendo, questo momento che poi la realtà, cioè tu hai per cui riproporre, però allora quando la cartella si è cristallizzata dall'opposizione, tu hai più la possibilità di no, ma l'estratto di ruolo però. Lui parla di estratto di ruolo e di termini dall'altro dell'estratto di ruolo. Poi quando tu vai a fare l'opposizione estratto di ruolo, che succede? Che l'Equitalia ti deve depositare le eventuali notifiche. Le relate di notifica. Ora se le relate di notifica deposita, allora l'opzione è... Allora, io... Massimo, tu fai l'opposizione. Allora, all'estratto di ruolo ce ne stanno 30, va bene? Perché è chiaro che tu a fare un estratto di ruolo quando tu tieni una persona che è molto indebitata, allora ne tiene 40-50. Succede? Dico, tutte quante non sono state notificate. Ora, tra nel calderone, diciamo, nel cumulo di ci sta sempre qualche, diciamo, cartella che comunque o Equitalia o agenzia di riscossione o l'ha fatta la notifica o non l'ha fatta proprio la notifica. O l'ha fatta in maniera irregolare, come mi è capitato, che molte volte è in maniera irregolare, allora tu ti fai, la esibisce. Quando tu la esibi, quando te la esibisce, è là che vai a fare l'eccezione, no? Perché dici io non lo so, questa è la notifica, te la vai a guardare, dici no, ma questa non è notifica, è imperfetta. Ma se una cartella, faccio un esempio, il dottore giustamente noi abbiamo un problema legato alla prescrizione, no? Sì. Diciamo così, dei crediti contenuti negli estratti di ruolo. Sì. E noi puntualmente andiamo a fare, ecco, è chiaro che tu fai la notifica e anche la prescrizione, è chiaro che fra le varie cose che fa. Il dottore aveva delle perplessità
molte perplessità. Perché dice che è un atto perché dice che non è recettizio, però in effetti il discorso che viene fatto in diritto, se ricordo bene, dice no, io in quel momento ne ho avuto conoscenza e quindi siccome in quel momento ne ho avuto conoscenza, perché tu così lo vai a fare, no? Dice in quel momento ne ho avuto conoscenza, è chiaro che io sono legittimato a fare quell'opposizione perché ne ho avuto conoscenza proprio in questo momento. Se sì. Non ho capito. Scusa, alzati perché non ti sentiamo, stai abbastanza lontano. Sì. Sì. Sì, intero. Per quanto possa essere un reato, cioè una richiesta fatta dal contribuente, a preciso che ci può essere un favore per il contribuente, perché se effettivamente può capitare che magari di 200 cartelle, lasciamo stare, questo non era solo, sì. Però dico, se ci sono 200 cartelle, lui magari se ne è tenute 20 e le altre le ha perse, non sono state notificate mai. Qual è lo strumento utile per cui io posso venire a sapere di tutte le altre notizie? L'unico è l'estratto di lucro. È l'estratto di lucro. Benissimo. Dato l'estratto di lucro, considerate che ci sono norme del decreto legislativo 546-92 che mi dicono tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria, fino anche l'estratto di lucro, che può essere un atto come quello dell'agenzia delle entrate che via e dice per esempio tu hai dei contributi o OBS non pagati. A me per esempio nel frattempo cade la residenza e non mi arriva questa notifica. Io che faccio? Come faccio a sapere qual è l'effettivo? Ma difatti la sentenza l'articolo 19 l'ha improntato. Allora è valido. Oltre a questo io parlo al contrario. Se l'Italia notifica, per esempio, tramite una società che è fallita. La società fallita notifica tramite BEC una cartella evitale. Io la devo considerare valida, per me non è valida. E infatti si sta. Va bene, sì. C'è no, il problema è che lui. Ah, sì. No, c'è anche detto. No. Se l'estratto di lucro non dovesse. No, le ultime notifiche sono in relazione al fatto che sono in PDF e non sono firmate digitalmente. È uscita un'ultima sentenza. Adesso stanno, in pratica sono nulle. Tutte le notifiche di quegli atti fatti in PDF, in PDF ma non diciamo in insomma in formato di esatto P7M esatto. No, il problema era la carenza di interesse che prima prevaleva come motivo di rigetto, non sto tenendo idea. Oggi questa sentenza del 2015 ha aperto un po' la mente a tutti. Perché c'erano, diciamo, per esempio, che alcuni giudici sono espressi così. Non ti sentiamo, dovessi venire da vicino. Dovessi venire più vicino. Sentiamo il collega un attimo. Noi siamo competenti per il 615. Primo. Non siamo competenti invece del 617 del tribunale, sì. Però se nell'estratto di lucro la maggior parte io vado a contestare l'anno, cioè il fatto proprio che non sia stato notificato nulla per me è quello che mi dà il termine per dire vatti a fare davanti al tribunale la questione relativa al merito della persona. Nessuno si va a fare il merito davanti ma sovente si verifica per esempio un'altra lo stesso concetto qualcuno più buona parola ad un dire mio passi di un diritto cioè trascurvo scandalizzo una lettera da comandare e l'erbino voi alla volta di assicurati o è la società o è un privato che ha una lettera non la firmo digitalmente. Che succede? Qua c'è giurisprudenza. Allora c'è giurisprudenza che dice che praticamente in questi casi quando
la lettera è inviata dal, diciamo, sottoscrittore di cioè dal titolare della PEC, praticamente a valore equivalente, perché è partita, però, da quel sistema è partita praticamente, però il consiglio che viene ad essere dato in questi casi qual è? Quello che io adotto anche in pratica, nel momento in cui io scannerizzo e quindi in formato PDF e mando nel corpo, diciamo, e non stiamo parlando di notifiche, perché per la notifica ci sta tutta un'altra processo, stiamo parlando di lei, nel corpo, diciamo, della PEC esce soltanto la denominazione del file. Allora il suggerimento che viene dato in questi casi è che in pratica il Word, il Doc, fai copia e incolla e ce lo metti dentro la PEC che devi inviare, mettendo sopra o sotto che in effetti è allegato il file in firma, più o meno in firma digitale, il file, diciamo, sottoscritto. Esatto, perché in questo modo quando tu vai a dare la ricevuta, nella ricevuta ti esce il corpo, il testo della lettera che tu hai inviato in formato PDF, e questo, diciamo, che ti può aiutare in caso di contestazione. L'ho un po' approfondita questa cosa qua. No, così viene ad essere, diciamo, esatto. No, così viene ad essere, diciamo, cioè si fa copia del formato, si mette là e in pratica, no, perché nella ricevuta, Massimo, nella ricevuta c'è il corpo, mi sto spiegando, del testo, dici file allegato, perché c'è pure il contenuto, nella ricevuta, che ti dà, ti esce. Chiaro? Ti esce proprio il testo della lettera. Allora, colleghi, come al solito, colleghi, voglio congediamo perché sono le 16:30. Colleghi, ci congediamo perché sono le 16:30, però vorrei un attimo ringraziare, e come al solito queste lezioni quando viene il dottor Chiappetta sono sempre molto partecipate e molto, diciamo, coinvolgenti, perché attengono, diciamo, un po' anche a questioni quando riguardo, per ciò che riguarda sanzioni amministrative e opposizione all'esecuzione, a questioni della nostra, oltre della nostra professione, della nostra quotidianità, e quindi ci sentiamo maggiormente coinvolti. Quindi innanzitutto dobbiamo ringraziare il dottor Chiappetta che ogni anno viene qui e ci diciamo onora della sua presenza e delle sue esposizioni sempre chiare, va bene? E quindi lo ringraziamo e dobbiamo e lo invitiamo sicuramente per il prossimo evento. Parleremo di altro. No, io penso di no. Volevo nello stesso tempo adesso in un certo qual modo informare i colleghi che il 26, siccome siamo in periodo, diciamo, delle elezioni, e qui salutiamo sia Giacomo Iacomino che è impegnato, ma anche Massimo Micera che è impegnato anch'egli, diciamo, in questa tornata elettorale, prima ci sono stati gli altri colleghi che hanno salutato, stiamo cercando di dare informazione quanto più possibile ampia su questa cosa. Il 26 non ci sarà l'evento formativo, riprenderemo quindi il 16 novembre, Antonella Carino, diritto di famiglia, e io concluderò il ciclo il 30 novembre, sistemi informativi creditizi, e quella lì di Titti Troianiello, cerchiamo di farlo a dicembre, comunque prima di Natale, d'accordo? Vi ringrazio colleghi, vi ringrazio, alla prossima. Domanda rapida e veloce. Perché oggi mancava il vice. Sì, voi direttamente a passare. Sì, lo devo dare a Ciccone. Ciccone mi ha chiamato ieri. No, perché mi è capitato. Faccio le fotocopie. Invece un altro corso che non hanno firmato, non ha fatto niente. No, si firma. Va bene. Grazie mille.